Calabria non è quella che per molti anni è stata descritta dalle cronache. È una Calabria, quella attuale, di gente per bene, gente che lavora, e ne è testimonianza questa realtà ASUAC, che grazie al grande lavoro di molti pionieri, i nostri padri, hanno fondato una realtà che oggi dà soddisfazione, dà lavoro a decine e decine di persone, nonché a decine di imprese agricole. È una Calabria che vuole cercare il suo riscatto, ha, diciamo, lo spazio nell'ambito nazionale per poterlo ritrovare, e questo oggi ci è stato testimoniato anche dalle parole del Presidente della Repubblica. Dobbiamo certamente continuare a confrontarci con la politica locale affinché ci supporti per superare alcune deficienze logistiche che esistono tra una regione come la Calabria e il resto del territorio. Faccio riferimento al problema logistico. Molto spesso noi siamo costretti a produrre e non riusciamo ad essere competitivi con altre regioni. Solo dal punto di vista logistico noi paghiamo uno scotto di circa il 15-20% rispetto ai nostri colleghi dell'Emilia Romagna piuttosto che della Lombardia. Dobbiamo potenziare i porti perché possono certamente far ridurre i costi sia per importare che per esportare le nostre produzioni. Dobbiamo potenziare l'alta velocità anche per le merci, perché riuscire ad esportare le nostre produzioni attraverso le rotaie ci consente di recuperare un deficit che molto spesso fa la differenza poi per essere competitivi sui mercati esteri.